In occasione del carnevale il comando provinciale della Guardia di Finanza di Salerno ha intensificato i servizi per il contrasto alla contraffazione e all'abusivismo commerciale, predisponendo un apposito piano di controlli che ha portato al sequestro di oltre 110.000 prodotti non a norma. Nel corso degli interventi le fiamme gialle hanno individuato gli anelli deboli di alcune filiere distributive dell'agro nocerino sarnese e del salernitano che vendevano oggettistica di vario genere priva del marchio CE e della necessaria descrizione in lingua italiana. Solo nel capoluogo, in due distinte operazioni, sono stati cautelati circa 82.000 travestiti, maschere, cappelli e giochi come pure detersivi e prodotti per l'igiene e la cura della persona, senza alcuna indicazione in ordine alla provenienza e alle essenziali caratteristiche merceologiche. Risultati analoghi sono stati conseguiti anche nel Cilento. Ad Ascea i finanzieri di Vallo della Lucania hanno ispezionato il carico di un furgone riconducibile a una ditta cinese, che già dal confronto con le fatture esibite aveva evidenziato le prime incongruenze. I militari hanno quindi proseguito il controllo nel punto vendita, dove hanno scoperto quasi 30.000 articoli carnavaleschi e di biggetteria sprovvisti dell'etichetta e non recanti alcuna informazione sulla tipologia dei materiali. I militari hanno immediatamente provveduto al ritiro dal mercato dei prodotti potenzialmente pericolosi per la salute dei consumatori, sottoponendo a sequestro un totale di oltre 110.000 pezzi che con la vendita al dettaglio avrebbero fruttato diverse migliaia di euro. I titolari degli esercizi coinvolti sono stati segnalati alla Camera di Commercio di Salerno competente per l'irrogazione della specifica sanzione amministrativa che può arrivare fino a 30.000 euro.